Celebrare la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, cari amici, significa celebrare in qualche modo quello che li ha resi grandi, la fede in Gesù. Pietro sarà il primo in assoluto a professare la fede in Cristo. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, esclamerà il pescatore di Cafarnao a Cesarea di Filippo. Dopo essere stato abbagliato, per dirla con le parole di Papa Francesco, dalla debolezza onnipotente del suo amore divino, dalla forza irresistibile della sua dolcezza e dalla promessa irreversibile della sua misericordia. Paolo invece, dopo essere stato abbagliato dal fulgore del risorto sulla strada di Damasco, così scriverà ai fedeli delle comunità da lui fondate nel corso dei suoi viaggi apostolici: per me vivere Cristo e morire un guadagno. Questa vita nella carne io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. La fede, cari amici, questo dono, questa capacità che viene da Dio, è luce abbagliante, che non solo non ti rende cieco, ma ti permette di vedere anche l'invisibile. Infatti, come ci ricorda Benedetto XVI, gli occhi della fede vedono l'invisibile. Come a San Pietro, a San Paolo e ai cristiani di tutti i secoli, anche a noi, la fede ci permette di percepire la presenza di Dio dovunque, ma specialmente nella Santa Eucaristia. Inoltre, cari amici, la fede, rendendoci capaci di percepire la presenza di Dio al nostro fianco, ci libera, tra l'altro, da ogni paura. Così ripeteremo più volte nel Salmo responsoriale: una forza, quella della fede, che rende i cristiani impavidi di fronte alle prove, alle difficoltà della vita, di fronte alla morte stessa, come ascolteremo da San Paolo nel brano della seconda lettura. Non solo, ma la fede ci permette di scatenare, per così dire, il potere più grande dell'amore di Gesù, che manifestatosi nel suo massimo grado nella follia della croce, provocò quell'esplosione incredibile di luce, di vita, di gioia, che è la risurrezione. Questo stesso potere più grande, la purezza e la bellezza inaudita dell'amore di Dio, che è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che abbiamo ricevuto per mezzo della fede e del Santo Battesimo, è capace di fare di noi uomini e donne di risurrezione. Quando portiamo la gioia dove c'è la tristezza, la consolazione dove c'è il dolore, la solidarietà dove c'è l'egoismo, la vita dove c'è la morte, la luce dove ci sono le tenebre. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.